77 edizione del Festival nazionale d'arte drammatica, che capita in un anno speciale, quello in cui Pesaro è capitale italiana della cultura e quindi il programma vuole ben festeggiare questa ricorrenza così straordinaria. Sarà un festival che si svolgerà interamente al teatro Rossini, alcuni appuntamenti in Sala della Repubblica, la maggior parte proprio nel teatro. È un festival che vedrà tutti i giorni dal 14 al 27 eh, ottobre, eh, in cui ci saranno eventi, a volte anche più di un evento al giorno, eh, oltre. Gli otto spettacoli in concorso, selezionati fra i quasi 100 che sono arrivati all'associazione, selezionati dalla commissione composta da me, Giuseppe Esposto, anche eventi fuori concorso di un valore speciale. Una vetrina riservata alla scena teatrale pesarese, quindi vetrina capitale, in cui saranno impegnate alcune delle più rappresentative compagnie teatrali del territorio, la Piccola Ribalta, il Teatro Accademia, il Teatro delle Ombre e altri eventi fuori concorso. Ritorna Pesaro il Musical, un musical tutto dedicato a Shakespeare, not to be. Della compagnia dell'anello di Forlì e altri due eventi di un particolare valore e che segnano, credo, la cifra del festival di quest'anno. Inaugureremo il 14 con una giornata tutta dedicata a Giorgio Nardone, che affronterà, psicologo di fama nazionale e internazionale, che affronterà. Con i ragazzi, con gli educatori, i temi dell'adolescenza, dell le problematiche connesse all'adolescenza e la sera una conferenza aperta alla città, tutta la giornata è gratuita, sul tema, eh, sulla paura di vincere. Quindi eh, tematiche che sentiamo molto vicine e che auguriamo possano essere di sostegno alla popolazione, soprattutto quella dei più giovani. E un altro evento, il 26 ottobre alle 11 del mattino, uno spettacolo proposto dalla Lega del Filodoro che quest'anno festeggia il. 60° anniversario abbiamo voluto con loro festeggiare questo importante evento assieme all'Università dell'Età Libera con uno spettacolo di una intensità che si può facilmente intuire uno spettacolo bello dal punto di vista teatrale e intensissimo dal punto di vista emozionale che vede coinvolti i ragazzi ospiti dell della Lega del Chilo d'oro accompagnati dagli educatori. Un festival veramente da non perdere, due settimane di festa del teatro per il festival non solo più antico ma più anche più prestigioso d'Italia e legato al teatro non professionistico.